Ragazze, oggi confrontiamo i dupes che ho trovato in giro, uno da Lidl e uno da Eurospin di Lancôme La Vie est Belle. Vi dico i pro e i contro, li paragoniamo un po' per vedere quale conviene acquistare. Allora, vi do una premessa: io sono andata a curiosare un pochino online per vedere il prezzo originale del profumo originale Lancôme La Vie est Belle. E ho trovato 95,90 € per 100 ml di prodotto. Dopo, naturalmente, girovagando sul web si possono trovare offerte incredibili, però diciamo che dobbiamo partire dal prezzo originale per poter fare un confronto. Quindi dai, più o meno 100 € per 100 ml, per intenderci, quindi bello caro. Allora, da Lidl trovate il suo dupe, che è questo di By Sandley, Essence Jolie, e prima che cambiasse nome si chiamava Aura Jolie. Quindi, se capitate a Lidl e ci sono ancora delle confezioni vecchie con scritto Aura Jolie, sappiate che è la stessa cosa di Essence Jolie. Avevo fatto anche un video dedicato in merito. Questo è quello che trovate da Lidl. Poi da Eurospin invece trovate questo, che si chiama Violet Sugar, scritto Violet Sugar, ed è di Fior di Magnolia. Allora, questo per quanto riguarda il nome dei profumi. Partiamo dal costo. Allora, se ricordo bene, sia questo che questo costano praticamente uguali. Anche qui si trovano offerte, siamo sui 5,99, 4,99, no, 4,99, poi con lo sconto a volte 3,99, questo 2,99, a seconda, diciamo che euro più euro meno costano uguali. Però già notate dal packaging, dalla bottiglietta, che avranno prezzo uguale, ma non hanno di certo gli stessi ml. Essence Jolie 50 ml, Fior di Magnolia Violet Sugar 100 ml. Allora, sulla durata, sicuramente questo dura di più, dura sulle 5-6 ore. Io poi, se lo spruzzate sui vestiti, cosa che io faccio regolarmente, non ho quasi mai il profumo sulla pelle, a meno che non sia di sera o di tardo pomeriggio o di sera, e so che il mattino dopo subito mi lavo perché ho paura di macchiarmi la pelle. E questo invece dura sulle 2-3 ore, dura meno, nonostante siano entrambi dati, entrambi di parfum, non è dei toilette ma è di parfum. Vi stavo dicendo, se lo date sui vestiti dura sicuramente molto di più. Allora, sono entrambi profumi abbastanza persistenti, dolci, fioriti e fruttati. Per quanto riguarda, se non conoscete il profumo Lancôme La Vie est Belle, vi dico le note, me le sono appuntate qua. Allora, le note di testa sono pera, ribes nero, le note di cuore sono iris, arancio e gelsomino, e le note di fondo sono patchouli, vaniglia, pralina. Allora ragazze, più o meno le caratteristiche ve le abbiamo detto, quindi Eurospin diciamo il doppio degli ml, il prezzo pressappoco uguale con possibilità di sconti in entrambi i negozi, l'odore, cioè la durata è più quella di Lidl, e entrambi hanno una buona persistenza, se non sui vestiti più o meno si equivalgono, dati sulla pelle sicuramente quello di Lidl è più persistente rispetto a quello di Eurospin. Io però ragazze, una cosa l'ho notata, ho provato a dare da una parte questo e da una parte quello e tenerlo per un po' di tempo, anche alla prima spruzzata almeno io mi accorgo di una cosa, per mio parere puramente personale, io trovo che in quello di Lidl sia più forte, ma non più forte nel senso che sia più persistente, che sia più, come posso dire, intenso. Ha una nota di qualcosa che non ho ancora riuscita bene a identificare, credo sia una nota di fondo, cioè il patchouli, che è più persistente, si sente di più, è più forte in questo profumo. Mentre qui credo che si senta molto di più la nota di cuore che del gelsomino, l'arancia del gelsomino, soprattutto il gelsomino.
Io il patchouli non è che lo amo tantissimo e quindi vi dico già che io, se vi dovessi, se voi aveste i miei stessi gusti e la mia stessa testa, allora, se dovessimo calcolare in base al costo, questo costa credo 1 euro in meno, ma più o meno si equivalgono. Per quanto riguarda gli ml, quindi per una cosa vince questo, per quanto riguarda gli ml è meglio Fiat di Magnolia, per quanto riguarda il profumo in sé, l'odore, per i miei gusti preferisco Fior di Magnolia e per la durata per me sono indifferenti perché dandoli sugli abiti per me durano entrambi molto, però ho notato che le persone quando me lo do notano molto di più questo, quindi come persistenza forse questo, quindi come punteggio diciamo che si equivalgono. Io penso che farò questa cosa. Essendo questo un pochettino più forte, mi piace più nella stagione autunno-inverno. Questo essendo leggermente un po' più leggero, ma non leggero come vi dicevo, nel senso che si sente meno, proprio con delle note diverse, penso che userò primavera-estate questo. Insieme all'altro che poi se riesco a trovare da qualche parte un altro dupe anche per farvi lo stesso video comparativo. Apro una piccola parentesi, se vi interessa che vi faccia un piccolo video comparativo anche dell'altro profumo di Lidl che io ho comprato, che è Chalon, quello azzurra, confezione azzurra, che è il dupe di Cool Water Donna Zino Dadivo e che per me assomiglia tantissimo anche Dolce Gabbana Light Blue, che se non lo sapete, apro un'altra parentesi, è andato fuori produzione, da quello che ho sentito dire in giro, fatemelo sapere che andrò a documentarmi. Se trovo magari un respino da qualche altra parte, il dupe di Cool Water Zino Dadivo, perché a me d'estate piace molto anche quello. Chiusa parentesi, quindi ci sono dei pro e dei contro per entrambi. Io credo che, dato che è un profumo che mi piace tenere in casa tutto l'anno, primavera-estate userò questo di Fior di Magnolia e autunno-inverno userò questo. Poi fate voi la vostra valutazione. Certo, se ve ne piace dare un quintale, vi conviene forse quello da 100 ml che risparmiate. Se vi piace un profumo un po' meno forte, quello Fior di Magnolia. Se volete risparmiare, quello Fior di Magnolia che si trova anche spesso in offerta, dipende un po' dai vostri gusti. Io vi ho detto, se dovessi sceglierlo indipendentemente dalla stagione, ovvero ci fosse lo stesso clima tutto l'anno, userei Fior di Magnolia. Però è puramente soggettivo, ecco. Non che Essence Jolie si senta così tanto il patchouli, però tra i due mi sembra che ci abbiano detto dentro di più con l'altro. Poi quale dei due assomiglia più all'originale? Non ho ancora ben capito, comunque sono quasi identici, ecco c'è questa puntina diversa da uno o dall'altro. Quindi regolatevi in modo se vi piace una cosa un po' più dolce e fruttata prendete Violet Sugar, se vi piace una cosa un pochino più fortina dove si sente più il patchouli prendete l'Essence Jolie. Niente ragazze, questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nel box, nei commenti, se li avete provati, quale vi piace più dei due, o se ci sono altri dupe che conoscete di questo profumo di Lancôme La Vie Belle. Io vi metto anche nel box informazioni, se vi può fare piacere, un trafiletto dove ci sono segnati i dupes di tutti i profumi che ho trovato in giro da Lidl e i dupes di tutti i profumi che ho trovato a Eurospin. Dato che qui abbiamo confrontato i profumi di Lidl, il profumo dupe di Lidl, di Lancôme La Vie Belle e di quello di Fior di Magnolia, cioè di Eurospin, vi metto appunto nel box. Vi incollo proprio due piccoli trafiletti dove ci sono i dupes di anche degli altri profumi. Così se per caso siete là e volete annusare qualche qua e là qualche altra fragranza e vi domandate quale dupe sia, ce l'avete a portata di mano nel telefono e potete confrontarlo. Io vi scuso anche per questa tenuta molto casalinga, ovvero la canotta. Questa qua è una canotta che funge, che avevo preso da Tezenis, fucsia. E che funge anche per me un po' anche da pigiamino, perché a volte quando è molto caldo vado a letto con questa, è un pigiama in realtà, cioè la vendono anche come canotta, ma questa era abbinata a un pigiama. In quanto è anche bella grossettina, si potrebbe mettere anche per uscire.
E scusate, sono un po' in queste condizioni, un po' stravolte oggi, ma ho appena finito di. Ho un po' il segno dell'elastico perché li ho tenuti legati perché mi sono fatta una piccola cattura stamattina. Mi sono fatta 10 minuti di massaggio viso manuale e con la pietra e con il dermaroller. E poi mi sono fatta l'impacco con lo scrub di Bissol, di 3 Action. E poi quando l'ho rimosso mi sono data il mio siero Uniform Synergy, sono ritornata all'Uniform schiarente per ora e la loro crema giorno Hydra Comfort. Vi ricordo ragazze, se non avete visto i video precedenti, che fino al 31 luglio c'è attivo un codice sconto Alisa Trinolato Nails, lo trovate nei video, nel box di informazione dei video successivi dove vi parlo di Bissol, dove c'è questo sconto che con un minimo ordinabile di 30 euro la ditta vi omaggia della maschera notte idratante, sempre Bissol naturalmente, in una site che corrisponde circa a 12 euro. Quindi insomma spendendone 30 avete 12 euro indietro praticamente, insomma, se volete provare qualcosa di nuovo. Vi ricordo che hanno i solari, hanno doccia schiuma, hanno BB cream, correttori, prodotti per la cellulite, per la ritenzione idrica, insomma un po' di tutto. Andate a curiosare se vi va, date un'occhiata. Niente ragazze, io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Se avete altri video da richiedere, postateli qua sotto. E poi appena posso, ragazze, direi in luglio, cerco di registrare i videoini che mi avete richiesto. Un bacio a tutte. Spolliciate, condividete, iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao ciao!